Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video di recensione, ho diverse cose di cui voglio parlare, chiederò scusa fin da ora se mi continuo a toccare l'occhio, ma sono diversi giorni che mi lacrima, mi dà fastidio e oggi ho sbagliato anche perché ho messo la matita all'interno della rima, tra 2-3 minuti farò il corvo, può capitare. Allora, ho diverse cose di cui voglio parlare. Giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare e iniziamo subito. Vado a prendere il mio bellissimo quadernino con gli appunti. La prima cosa di cui voglio parlare è questo smalto, mini smalto della Bottega Verde. Allora, il suo nome è Smalto per unghie lunga tenuta, e il numero è la colorazione Silver. Il colore in boccetta è questo. Chiedo scusa per la luce giallognola, ma non sono riuscita a registrare il video con luce diurna, anche se oggi è stata veramente pessima nel pomeriggio. Comunque, questo è il colore. Questo è il suo pennellino, è molto piccolo, tondo, classico pennello, non di quelli di ultima generazione. Il prodotto è da 5 ml. Allora, come stesura è uno smalto molto uniforme, è molto facile da stendere. Alla prima passata il colore è molto simile a quello che si vede in boccetta, è pieno corposo, non lascia striature, non lascia visibilità dell'unghia. Però per avere un bel colore silver, ma proprio silver, silver, quindi proprio un argento vivo sulle unghie, conviene fare due passate del prodotto perché il colore poi è veramente molto vivo, è molto bello. La durata, è molto bassa. Praticamente, al secondo giorno dopo la stesura si era già consumato in punta. Meravigliandomi perché essendo anche un prodotto, uno smalto glitter, di solito resistono di più, però al secondo giorno avevo le punte consumate e al quarto giorno mi si spellava proprio, quindi l'ho dovuto togliere. Di contro ha un'asciugatura rapidissima e è un po' il colore è molto bello per il fatto che dura poco, lo sfizio forse di una serata uno se lo può far passare. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questa lima della Yves Rocher. Questa di solito è venduta in una confezione a due, l'altra la tengo conservata. Allora, mi sto trovando molto bene con questa lima, più che altro per i ritocchini tra una manicure e l'altra se mi si sbecca l'unghia, per quanto riguarda la parte bianca, che è quella con una grana più delicata. La parte scura, che ha una grana molto più forte, è comodissima, veramente accorciare e risistemare l'unghia, non so, sfondando, sbussando, non sfondando un po' gli angoli, se volete le unghie un po' più tonde, oppure andando molto dritta, si riesce a creare un'unghia molto ben quadrata. In sé per sé la lima è molto morbida, non dà fastidio. Io la sto usando ormai da più di un paio di mesi e mi sono trovata bene, non si è ancora consumata del tutto. Comunque io la tengo anche all'aria, nel senso che sta sulla mia vanity da 2 mesi a questa parte e gli agenti atmosferici, la polvere eccetera non me l'hanno rovinata. Ancora un prodotto della Yves Rocher, questa volta è un burro di cacao. Questo è il Nude Coke, quindi il balsamo labbra al profumo di cocco. Il prodotto è da 4 grammi, made in France, dura 6 mesi dall'apertura. Il balsamo in sé per sé si presenta, un attimo che l'avevo messo tutto giù, ok, si presenta bianco, ma è praticamente un trasparente. Ha un leggero odore di cocco, non è troppo invadente, quindi non dà fastidio. È un prodotto molto corposo e molto idratante. La Yves Rocher di questi
burri labbra, ne fa diversi. Uno, se non sbaglio, è colorato, che l'ho usato, se mi ricordo vi lascio il link. Gli altri sono chi nutriente, chi riparatore, chi questo, chi quell'altro. Questa Coco non mi ricordo qual è la sua proprietà. Non c'è neanche scritto. Comunque l'ho trovato un buonissimo prodotto per questo periodo di freddo e di vento che ti spaccano le labbra. Lo metto ovviamente a esigenza. La sera ovviamente vado a rincarare la dose, la mattina dopo mi trovo con le labbra molto morbide, pronte per, se mi metto il rossetto, eccetera. Scorre piacevolmente, in modo piacevole, la sua stesura. Poi ripara, protegge bene le labbra, è un buon prodotto. Credo che l'inci sia anche discreto, non ne sono sicurissima. È un puntino forse. Un altro prodotto della Yves Rocher, questo ampolla magica, praticamente è della linea cacao, è lo shower gel sparkling, quindi è oddio, shower gel, aiutatemi. È il gel da doccia con i brillantini. Non so se si vedono tutti i glitterini che ci sono all'interno. Il suo sapore è cacao e arancia, quindi molto invernale. Queste confezioni, queste profumazioni al cacao, Yves Rocher le lancia sempre durante il periodo di Natale. Ne ho usato anche qualcosa alla fragola, se non sbaglio, non mi ricordo. Comunque non è il primo prodotto di questa linea cacao che utilizzo, e di solito esce sempre nel periodo natalizio. Scusate, ma sto lacrimando di brutto. Il profumo di questo shower doccia va bene. Ormai si sente poco a prima sniffata il cacao e molto l'arancia, però quando poi ti inizi a incremare, a lavare in doccia, il profumo di cacao esplode nella sua più grande e maestosa bontà. Fa una schiuma molto, molto cremosa, molto soffice. È un piacere fare la doccia con questo prodotto. I glitterini non rimangono sul corpo, non rimangono in doccia o in vasca, poi dipende da uno dove lo usa. Quindi sono più che altro un abbellitore dell'ampollina e io credo anche un leggero scrub. Avevo questa intuizione perché avevo già usato un prodotto con paillette del genere, però in confezione piccolina. Se mi ricordo anche di quello, vi lascio il link. Ebbi non so, il sentore che aiutasse un poco a scrabbare il corpo. Il primo mese che l'ho utilizzato, io comunque non uso sempre gli stessi prodotti, li alterno. Poi a volte faccio 4 volte a settimana, faccio allenamento, quindi la doccia me la faccio in palestra. Gli altri giorni della settimana alterno questo con altri prodotti, non uso sempre le stesse cose. Comunque, il primo mese che ho iniziato ad utilizzare, non ho usato altro per scrubbarmi, ho fatto una prova. Effettivamente, un leggerissimo scrub super delicatissimo credo che lo faccia, però ogni tanto poi c'è un po' di olio di gomito per fare un bello scrub vigoroso, però avendo la pelle sempre rigenerata da questi piccoli micro scrub, la pelle si rigenera molto più facilmente. Mi sto impappinando un po', però spero che si sia capito. Comunque l'odore è... Ah, che bello! Adoro i prodotti della Yves Rocher, sono profumosi, sono bellissimi. Seta Blu, i patch Herpes Patch, protettivo e coadiuvante nel controllo del microambiente. All'interno ci sono 7 pezzi, sono cerottini che si mettono sull'herpes e aiutano a farlo guarire prima e sia a proteggerlo dagli ambienti esterni, ma sia alla fine c'è la medicina, tra virgolette, all'interno, quindi aiuta a far regredire, a farlo guarire prima. Il prodotto si presenta così, non so se si nota, non la voglio aprire perché fortunatamente ora non mi serve. Non so se notate
la forma, comunque questa forma è come se fosse l'applicatore. Il patch è questo, si toglie la plastica blu che te lo fa intravedere e lo si appoggia tramite questo stecchino sopra all'herpes. La sua aderenza non è eccessiva, nel senso, se non bevi, mangi, chiacchieri troppo, resiste anche diverse ore sulle labbra, ma appena inizi a bere, appena inizi a mangiare, si stacca e se ne va. Come curativo credo che sia buono, nel senso, a gennaio ho avuto un herpes molto gigantesco qua, praticamente era grande quanto il pallino tuo, e di solito quando mi esce così grande ci metto più di 2 settimane a farlo guarire. In quel periodo lavoravo e quindi dovevo tenere, non mi andava di scendere con la cremina durante il tour, perché poi mi è capitato che mi è uscito bello fresco quando poi mi iniziava il fine settimana, che io lavoravo nei fine settimana, e praticamente ho fatto, non voglio uscire con il cremozzone bianco, mi metto i patch, me ne porto altri in borsa, perché comunque 8 ore non avrebbe mai retto 8 ore questo prodotto. Me lo inizio a portare. Io per 3 giorni ho usato solo questo e pochissime volte la crema, e il mio herpes è durato una decina di giorni. Per quanto era grande, mi durava molto molto di più. Un altro smalto, questo è della Wet n Wild Wild n Child Matte Top Coat, quindi è il top coat che mattifica gli smalti che ci vai a mettere sotto. Sì, sotto. Il prodotto è da 12,7 ml. Lo vedete un po' rossiccio perché l'ultima volta che l'ho utilizzato l'ho messo sopra uno smalto rosso, e come si sa, gli smalti rossi macchiano tutti i top coat. È un dato di fatto, è una verità scientifica e ormai lo dobbiamo sapere, conoscere e cercare di evitare, ma puntualmente io rovino sempre i miei top coat. Il pennellino è di questi classici tondeggianti normali. Il pennellino prende bene il prodotto e lo distribuisce altrettanto bene, quindi è facile la sua stendibilità. L'asciugatura è nella media, gli smalti top coat opacizzanti si asciugano rapidamente, ma la sua durata e il suo effetto opaco sono pessimi. È il peggior top coat mattificante che abbia mai provato. La sua opacità, la sua capacità di opacizzare lo smalto è praticamente di un giorno, se gli va bene, mezza giornata, dai, lo allungo un giorno. E il fatto di essere un top coat, quindi proteggere il colore sotto, fa peggio ancora il suo lavoro, perché lo smalto che io ho messo sotto mi è durato 4 giorni tirandola, quando poi era uno smalto di buonissima resistenza, era lo smalto rosso di Rocher, se ricordo, lascio il link anche di quello, che ha una durata eccellentissima senza top coat. Con questo qua quel povero disgraziato è morto troppo presto, quindi non mi è piaciuto il proprio. Io adoro mettere, se metto per due settimane di fila lo stesso tipo di colore, non ho voglia di avere lo stesso effetto sull'unghia la seconda settimana, e più delle volte faccio metto l'opacizzante, quindi opacizzo l'effetto. Lo finirò, ma ci sono rimaste troppo male. L'altro smalto che vi devo parlare è questo della Wycon, è lo 05 Top Coat Volume, quindi l'effetto gel, se non sbaglio dovrebbe essere questo. Il contenitore è da 10 ml, questo è lui. Il pennellino è leggermente piatto, ma non tantissimo. Ha comunque un po' di grandezza oltre che essere piatto. Ha una stendibilità bruttissima, nel senso che ho avuto proprio difficoltà a stendere il prodotto sull'unghia. Si trascinava i colori che mettevo sotto, non mi è piaciuto proprio. Si asciuga con tempi biblici, oh mio Dio,
ed ha una durata ancor peggio, pessima. Al secondo giorno già mi sono trovata quelle antiestetiche righine nello smalto. È il sintomo che lo smalto diventa una corazza troppo dura che non segue il movimento naturale delle unghie, quindi ovviamente l'unghia sotto si muove e lo smalto si sgretola e quindi nascono quelle antiestetiche righine. Quindi, pessimo. Lo userò perché se non sbaglio è l'unico top coat che ho al momento, ma credo che sotto. Se ho uno smalto che mi dura di per sé poco, metterò questo. Se ho uno smalto che di per sé mi dura tanto, sicuro non utilizzerò questo top coat. Ciglia finte comprate dai cinesi. Ho fatto una vera. Nel senso, io non sono brava a mettermi le ciglia finte perché le utilizzo. Prima avevo un paio di Essence, ora un altro paio di Essence che ancora non ho utilizzato e poi avevo queste qua, quindi non è che sono questa grande esperta di ciglia finte. Le ho volute comprare perché a arco intero sembravano adatte per gli smoky, perché quelle che avevo prima e anche quelle di Essence che ho comprato ora sono quelle a metà che allungano. Fatto adesso uno smoky, quello che allunga non mi piace, vorrei uno che mi desse più volume e ho comprato queste. Non le vedete così che le ho spezzettate, però prima erano ad arco cigliare intero. Queste sono loro. Praticamente le ho dovute tagliare perché quando ho cercato di staccare la prima dal suo supporto, la colla che era stata messa per tenerle vicino al supporto, secondo me era attack perché ho avuto tanta di quella difficoltà che io ho rotto la ciglia nel tentativo di staccarla. Conscia di questo fatto, la seconda ciglia ho cercato di staccarla nel modo più delicato possibile. Ho strappato piano piano tutti i pezzettini di tutta la fascia di colla che c'era sulla ciglia e l'ho dovuta tagliare per poterne mettere metà da una parte e metà dall'altra. Le ho messe nel video. Mi ritocco il trucco con voi, vi lascio il link anche di quello perché non vi faccio vedere che le metto, però si vede l'effetto perché le avevo messe. Praticamente, dopo quella sera le ho tolte e si sono staccate i ciuffettini, non si possono più utilizzare. Secondo me un po' di quell'attack colla c'era rimasta lì sulla banda. È rimasta, non le posso più utilizzare. Terrificanti. Pensavo, vabbè, non ho voglia di spendere 5-7 euro da Kiko, visto che sono all'inizio con le ciglia, provo queste dei cinesi. No. In più la banda elastica, dove si nascono le ciglia, praticamente, è troppo dura. Per chi non è abituato si sente l'occhio pesantissimo. No, buonanotte. Quindi, no, mi dispiace, no. Ultimo prodotto per stasera è questo cremozzone della Terme Romane, tradizioni di cure benessere, idratazione, crema corpo, massaggio profondo alle Terme Romane Complex, agli oli di mandorle dolce e germe di grano. Stendi il tuo corpo. Sciogli le tensioni e attenua il senso di fatica con la crema corpo massaggio profondo Terme Romane. È una crema dalla texture ricca, morbida, non grassa, che combatte la secchezza cutanea, ristabilendo e mantenendo a lungo il tasso di idratazione ottimale. Nutre e lenisce la pelle grazie alla presenza di oli di mandorle dolce e germe di grano. Ideali per pelli secche e particolarmente disidratate, freddo e sole, sbalzi climatici. Lascia una sensazione piacevole di benessere e la pelle dopo il massaggio apparirà vellutata, morbida e nutrita. La presenza del Terme Romane Complex, compreso di estratti di miele e olio d'oliva più estratto di foglie d'oliva, delle proteine dell'avena, assicura un'azione idratante, detossinante, rigenerante. L'acqua termale svolge un'azione rivitalizzante per la pelle. La profumazione a base di oli essenziali estratti aromatici
È stata appositamente studiata per esaltare le caratteristiche della formulazione e svolgere una combinata azione cosmetica, lenitiva e idratante. È un made in Italy. Imparate, o donne, quali cure abbelliscono il volto e in quale modo preservare la vostra bellezza. Ovidio, citazione di Ovidio. Allora, il cremozzo si presenta in questa confezione gigante da... Oh, c'è scritto qua dietro, 300 ml. È in colorazione verdina-azzurrina, quasi Tiffany. All'interno sembra spuma, è molto morbida. Ups, mi è caduta sulla scrivania. Comunque, eccola qua. Ha un profumo. Mi ricorda la spuma del mare, non so perché. Forse anche il colore mi dà questa impressione. È molto, molto delicata come profumazione, veramente mi ricorda il mare. Comunque, è una crema soffice e spumosa che si assorbe con relativa difficoltà, quindi effettivamente è comoda per poter fare i massaggini. Io la uso ovviamente come idratazione post doccia, post bagno, non mi ci metto là a fare i massaggi perché l'ho fatto un pochino sulle spalle dopo gli allenamenti più ostici, però non è che l'ho comprata per quella, l'ho comprata per idratarmi. Mi piace tantissimo, effettivamente non unge, non lascia la pelle con uno strato che non so, non ha brutte, non lascia brutte sensazioni sul corpo. Mi piace tantissimo. L'odore che rilascia è piacevole. A me sembra spuma del mare. Ormai mi sarò fissata, però quella è la sensazione olfattiva che mi lascia. È spettacolare, mi piace tantissimo. Quando la si massaggia si ha un attimo la sensazione di freschezza, frescume addosso, che in questo periodo di quando ho fatto le settimane un pochino più fredde non era piacevolissimo, però l'ho utilizzata anche nei mesi un pochino più caldi, quindi era in autunno, se non sbaglio, sì, settembre, e settembre-ottobre sono stati comunque abbastanza caldi e la sensazione che lascia di questo leggero frescore è molto piacevole. Comunque la cosa principale, il messaggino, come sempre, ormai ci siamo abituati nei miei video che ogni tanto il telefonino dice: "Ehi, ci sono anch'io, mi è arrivato un messaggino." Dovrei registrare una cosa del genere e farlo suonare quando arriva un messaggio, così faccio saltare in aria qualche persona. Comunque, vi stavo dicendo, la sensazione che lascia è molto, molto bella e rilassante. Anche forse questo profumo un po' particolare rilassa anche i sensi, quindi specialmente quando la uso la sera prima di andare a dormire, mi faccio uno di quei sonni tipo bimbi, appoggi la testa sul cuscino e buonanotte al secco, ci vediamo domani mattina. Può venire giù anche il maremoto, il terremoto, arriva Zeus, a proposito di terme romane. No, aspetta, Giove, non Zeus, ups, gaff. Arriva Giove e anche Zeus insieme, tipo fratelli gemelli. Mamma mia. Oddio, sto ricordando Xine in questo momento. Oddio. Scrivetemi anche voi se guardavate Xine Hercules quando eravate più piccini. Io l'adoravo. Comunque, veramente mi piace tantissimo. È un prodotto che lascia la pelle veramente molto idratata. Anche un'idratazione prolungata nel tempo, non è una falsa idratazione, perciò mi piace tanto. Ok, sto divagando. La crema deve essere idratante, sennò che crema è? Se vi dicevo non idrata, invece è una crema che idrata. Comunque, recensione finita. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!